Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano, vediamo i titoli. Avevano rapinato un gioielliere di origine indiana presentandosi a casa sua travestiti da poliziotti, gli agenti veri arrestano una banda di 5 persone, tra loro vecchie glorie della mala attivi già negli anni 90. Da lunedì un nuovo piano di ATM per il trasporto pubblico, disponibili tutti i posti a sedere, si toglieranno gli adesivi dai sedili, massima attenzione per evitare il sovraffollamento. Il comitato per il sì alla superstrada per Malpensa torna a scrivere al ministro. Gli industriali abbiatensi sostengono che l'opera è essenziale e ne fanno anche una questione di sicurezza stradale. Indagine sugli stili di vita dopo il lockdown. Domina il pessimismo, rinviate o annullate importanti scelte di vita. Smart working cresciuto del 700% e scoperta della passione per la cucina. Il comune di Abbiategrasso ha chiesto 5 milioni di euro al fondo ministeriale per le scuole. La giunta parla di occasione unica per poter realizzare progetti già pronti per gli istituti cittadini. C'è stato questo importante arresto da parte della polizia a Milano, una rapina che era stata anche piuttosto violenta ai danni di una gioielliere di origine indiana. La particolarità, oltre alle tecniche utilizzate per l'indagine, sta che alcuni dei componenti di questa banda erano vecchie conoscenze, vecchie in tutti i sensi della criminalità milanese. Sono stati arrestati i rapinatori travestiti da poliziotti che nel maggio del 2019 avevano commesso una violenta rapina nell'abitazione di un gioielliere per un bottino di un valore superiore ai 50.000 euro. Nella giornata di venerdì, infatti, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei 5 responsabili che, condivisa d'ordinanza della polizia a pettorine e due di loro anche una maschera in silicone per nascondere il volto, si erano introdotti in casa del gioielliere indiano. Parliamo di un gruppo ben organizzato, d'altronde alcuni soggetti sono esponenti della criminalità milanese anche degli anni 80 e 90 e avevano organizzato questa rapina travestendosi da poliziotti, quindi con divise perfettamente identiche alle nostre, berretti e casacchine, quelle tipiche nel caso delle perquisizioni. La dinamica della rapina si presenta da subito molto violenta. Entrando nell'appartamento armati di pistola e simulando un controllo di polizia, i rapinatori legano con fascette da elettricista e del nastro adesivo il gioielliere e due suoi collaboratori al momento in casa, colpendo l'uomo alla testa con un pugno per poi impossessarsi dei gioielli, orologi e denaro contante e fuggire a bordo di un furgone bianco rubato. Ed è proprio grazie a questo furgone che gli agenti riescono ad arrivare ai rapinatori. Sì, il furgone, diciamo, ha costituito l'incipit per individuare i componenti del gruppo e la scelta, come dicevamo prima, è proprio quella di aspettare che alcuni componenti potessero recuperare il furgone e da lì partire con un ambientale che permettesse di identificarli. Così è stato, perché alcuni giorni dopo dalla rapina abbiamo identificato i primi due rapinatori e da lì è stato possibile ricostruire la composizione del gruppo e l'operatività di quel gruppo e la possibilità anche che si muovesse ancora per commetterne altre. Registrazioni ambientali e tracce di DNA hanno poi successivamente permesso di ricostruire la struttura della banda e identificare i suoi appartenenti. Il riscontro del DNA è stato fondamentale, perché recuperando le maschere e le divise che erano state utilizzate per la rapina e confrontandole con i profili genetici degli autori della rapina è stato possibile fare un riscontro grazie al lavoro certosino della Polizia Scientifica di Milano. Dietro la rapina ci sono alcuni nomi noti della criminalità milanese, già conosciuti dalle forze dell'ordine, come il 60enne Dino Duchini e il 65enne Franco Fischer, che in passato, tra gli anni 80 e 90, avevano commesso furti milionari. Torna il nome anche di Messina Silvano, del 57, braccio destro di Duchini, e ci sono anche i nomi di Salvatore Urciolo e Nicola Sala, esecutori materiali con il passato precedenti per furto, ma non per rapina. Nei giorni scorsi 5 criminali sono stati così arrestati e si trovano ora detenuti presso il carcere di San Vittore. Secondo le indagini della Polizia di Stato, la banda stava pianificando altri colpi a danno di gioiellerie e compro oro della periferia milanese.
Un incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 7:30 in una palazzina di via Giovanni Rasori a Milano, zona Conciliazione. Le fiamme hanno interessato un appartamento posto al quinto e ultimo piano dello stabile. Non ci sono ustionati, ma sono ben 9 le persone portate in ospedale per controlli per una sospetta intossicazione da fumo. Tra queste anche 2 bambini che vivono nell'appartamento sottostante a quello dove si è scatenato l'incendio. Nessuno comunque sarebbe in condizioni preoccupanti. Per sgomberare le 2 famiglie rimaste bloccate dagli appartamenti invasi dal fumo, i vigili del fuoco sono intervenuti con un'autoscala. L'intervento, molto spettacolare, ha attirato l'attenzione di parecchi curiosi. A Lorenteggio 2 diverse operazioni hanno portato ad altrettanti arresti per droga. L'attività di traffico di droga di un albanese e un italiano è stata bruscamente interrotta da agenti della polizia che hanno fatto scattare le manette ai loro polsi. Tra i 2 20 anni di differenza, il primo albanese ne ha 52, il secondo italiano 32. Nel primo caso, gli agenti della volante del commissariato Lorenteggio, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, hanno notato un'auto che si aggirava ai confini con Cesano Boscone. Alla vista della pantera della polizia, il conducente ha accelerato la marcia per evitare un eventuale controllo. Una volta fermati l'autovettura, i poliziotti hanno controllato l'uomo alla guida, un cittadino albanese di 52 anni, che fin da subito si è mostrato agitato. Gli agenti, insospettiti dal comportamento dell'autista, hanno perquisito il veicolo sul quale viaggiava e hanno fatto bene. Durante la perquisizione del veicolo, nascosto nel vano batteria lato passeggero, hanno trovato un involucro in cellophane avvolto in un sacco nero con 600 grammi di cocaina e 2 telefoni cellulari. A qualche ora di distanza, gli stessi poliziotti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio hanno arrestato un altro spacciatore. Questa volta si è trattato di un italiano di 32 anni fermato durante un controllo e trovato in possesso di 1,3 grammi di hashish e 650 euro in banconote di piccolo taglio. Dalla perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato altri 1.200 euro e 350 grammi di droga, di cui 183 grammi di marijuana e 166 di hashish. Il 32enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Torna a farsi sentire il fronte del SIA alla superstrada Vigevano Malpensa. Quest'oggi nuovo sollecito da parte dei sindaci al Ministero, da cui tempo fa era stata inviata una richiesta di incontro urgente a cui non era ancora stata data risposta. Al Ministero si rivolgono anche imprenditori e cittadini riuniti nei vari comitati per il SIA. Una lettera al Ministero per ribadire la necessità della Vigevano Malpensa. A farsene promotore è l'industriale Fabrizio Castoldi, presidente della BCS di Abbiate Grasso, a nome dei comitati per il sì alla superstrada. È necessaria per la salvaguardia della sicurezza delle persone che oggi viaggiano molto di più che in passato. Sono circa 30.000 persone che attraversano Abbiate Grasso, di cui 20.000 lungo la via Dante, mentre altre 10.000 passano in centro davanti alla scuola e vanno in direzione di Robecco per raggiungere la Malpensa. Il progetto della strada previsto dall'ANAS è una tratta di circa 6 km. Lungo questi 6 km ci sono 7 agricoltori, mentre dall'altra parte abbiamo 30.000 persone. Dal punto di vista industria è ovvio che una strada di questo genere ci serve, è utile. Abbiamo anche proposto ai sindaci della zona un referendum, perché che sia la popolazione a decidere. E proprio questa mattina i sindaci del SIA hanno inviato un sollecito al ministro per avere l'incontro chiesto nelle scorse settimane. Come sindaci del SIA ce l'abbiamo messa tutta per fare in modo che chi doveva decidere potesse in qualche modo venirci incontro, quantomeno venire e testare sui nostri territori se quello che diciamo ha una fondatezza oppure le proposte di altri sono migliori. Mi permetto inoltre di segnalare che i ricorsi che sono stati fatti al TAR non hanno trovato fondamento, è stato trovato un solo errore formale al quale
quale secondo me il ministro avrebbe dovuto porre rimedio velocemente, proprio perché in questo momento le aziende chiedono un aiuto alla loro ripresa. Ci siamo permessi come sindaci del SI di fare un ulteriore sollecito al ministro De Micheli, confidiamo nel suo buon senso e crediamo che in breve possa incontrarci. Per andare da Abbiategrasso a Magenta con la nuova strada ci saranno 6 km, che sono molto meno di quelli che si fanno attualmente. Noi proponiamo di fare un rettilineo che da Abbiategrasso va a collegarsi a Magenta. Quelli che difendono l'ambiente propongono di mantenere la strada attuale, che è pericolosissima, facendo la circonvallazione di Robecco nel Parco del Ticino. Bisogna distinguere Parco del Ticino da Valle del Ticino. Il Naviglio fa la barriera tra il Parco del Ticino e la Valle del Ticino. Secondo noi non si può andare a costruire anche una strada oltre il Naviglio, no? Per cui a questo punto io dico, chi vuole fare la circonvallazione di Robecco con un nuovo ponte sul Naviglio è chi vuole danneggiare l'ambiente. Occupiamoci ora di quello che succederà a partire da lunedì con la riapertura delle scuole. Ormai il tempo per approntare delle modifiche a questa macchina organizzativa è quasi scaduto. Oggi è stata la presentazione del piano di trasporto pubblico da parte di ATM. ATM entra nella fase 3 dopo l'ultimo decreto approvato dalla Presidenza del Consiglio, che determina la possibilità di riempire autobus, metro e bus fino all'80% della loro massima capienza. L'azienda di trasporto pubblico milanese presenta così il nuovo piano d'azione, in vista soprattutto di un notevole aumento dei flussi di passeggeri previsto già da lunedì 14 settembre con la ripresa di tutte le scuole. Per una migliore gestione dei mezzi e per evitare sovraffollamenti, ATM si avvalerà anche della tecnologia. Sull'app dell'azienda i passeggeri potranno d'ora in poi consultare l'affluenza in tutte le 113 stazioni della metro secondo le diverse fasce d'orario e pianificare al meglio i propri spostamenti. Un algoritmo elabora infatti i dati sull'andamento dei flussi e fornisce una previsione costantemente aggiornata del grado di frequentazione delle stazioni. Inoltre saranno progressivamente rimossi all'interno dei veicoli sia gli adesivi dei posti a sedere, che tornano a essere tutti utilizzabili, sia i marker rossi "state qui" a bordo di treni, bus, tram e filobus. Resteranno invece i marker rossi in tutte le zone di attesa, così come rimarrà la segnaletica dei percorsi guidati nelle stazioni per indirizzare i flussi in entrata ed uscita, nei corridoi e negli snodi di interscambio. In metropolitana poi saranno ricalibrati i sistemi di conteggio automatico dei passeggeri ai tornelli, portando la capienza massima non oltre l'80%, e ove sarà necessario, vale a dire nel caso in cui il numero di passeggeri dovesse superare la soglia prevista, gli ingressi saranno contingentati con la chiusura temporanea dei tornelli. In superficie invece, in caso di raggiungimento della capacità massima del mezzo, il conducente inviterà con annunci sonori gli ultimi passeggeri saliti a scendere e ad attendere il mezzo successivo. In ogni caso, in situazione di necessità, il conducente, sempre in costante collegamento con la sala operativa ATM, potrà chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Nuovi interventi di sanificazione inoltre si aggiungono al piano straordinario che ATM ha messo in atto fin dall'inizio dell'emergenza, che già prevede una sanificazione quotidiana. Queste azioni vengono così rinforzate con attività di igienizzazione dei mezzi anche durante il giorno. Oggi, tra attività notturne e diurne, sono impiegate 400 persone per sanificare i 1600 mezzi e tutte le 113 stazioni della rete metropolitana. In più, già da fine agosto ATM ha dotato tutte le stazioni delle quattro linee metropolitane di distributori di gel igienizzante per le mani, e da lunedì 14 settembre tutti i 100 filobus della linea 90-91 saranno dotati di dispenser di gel, 3 per ogni veicolo, in corrispondenza di porte e convalidatrici. Rimarrà infine sempre obbligatorio l'utilizzo della mascherina in fermata all'interno delle stazioni e in tutti gli spazi comuni. C'è poi quello che devono fare i singoli comuni per garantire non soltanto il funzionamento della scuola, ma anche dei servizi scolastici, come ad esempio quello del pre e del post scuola, che sono molto complicati da attuare. Vediamo che cosa si sta facendo a Bareggio.
Nonostante la particolarità e la difficoltà del momento con linee guida in continua evoluzione, riusciamo a garantire i tradizionali servizi scolastici, così l'amministrazione comunale di Bareggio, rispetto ai servizi quali il pre, post scuola e il trasporto. Quest'anno, a seguito della situazione epidemiologica Covid, come avete potuto vedere, la questione scolastica è stata la questione più scottante e più altalenante. Le informative si sono succedute ogni settimana in un modo diverso, e anche l'organizzazione da parte del comune per i servizi pre-post e dei trasporti è stata molto complicata. Rispetto ad altri comuni che hanno preferito prendere le adesioni già nei mesi scorsi con il dubbio su come organizzarle, noi abbiamo preferito evitare per dare dei numeri, dare delle certezze e non dire di no a delle persone, a dei genitori che si sarebbero illusi di un qualcosa che non ci sarebbe stato. Noi abbiamo attivato le graduatorie all'ultimo, partono proprio lunedì 7 settembre e rimarranno aperte fino a esaurimento dei posti. Questo perché? Perché i posti sono molto ridotti per via di tutta la normativa Covid in essere. In particolare il blocco maggiore è stato sul pre e post, in quanto si devono creare dei gruppi classe bloccati che non vadano a interferire con i gruppi classe esistenti delle varie sezioni. Quindi l'organizzazione con la cooperativa e un forte collaborazione anche da parte della scuola è stata fatta per questo coordinamento. All'interno dei gruppi classe preposta ci saranno dei sottogruppi che manterranno le classi esistenti, come una grande bolla con dentro delle sottobolle fondamentalmente, dove i bambini tra di loro non possono interagire o devono evitare il contatto e mantenere il distanziamento sociale di cui tutti ormai siamo abituati a parlarne. Stessa cosa col trasporto scolastico: il trasporto scolastico garantiamo il servizio, si cercherà di dividere i bambini sempre per i gruppi classe all'interno del mezzo, evitando contatti tra classi differenti, ma cercheremo comunque di garantire il servizio per il massimo dei posti disponibili finché dura questa situazione epidemiologica. Gli enti locali stanno spendendo molto per le scuole, però è anche un periodo in cui si possono accalappiare degli importanti finanziamenti. È quello che si augura di fare Abbiategrasso, che ha depositato una richiesta al Ministero per 5 milioni di euro. La Giunta NAI punta sulle scuole. Con queste parole l'amministrazione comunale di Abbiategrasso, guidata dal sindaco Cesare Nai, annuncia di aver fatto richiesta di partecipazione a un fondo ministeriale di quasi 5 milioni di euro per la manutenzione degli edifici scolastici. Il comune ha individuato 5 progetti già in essere adatti ad ottenere il finanziamento, considerati quindi prioritari. Si tratta di quello relativo alla scuola primaria Cesare Correnti, la scuola materna di via Papa Giovanni XXIII, la scuola materna Scurati, le elementari di via Fratelli di Dio e la palestra scolastica di via Fratelli di Dio. È un'occasione da non perdere per la nostra città, commenta il sindaco Cesare Nai. L'amministrazione si è quindi mossa in tempi rapidi per poter preparare per tempo la documentazione necessaria ad accedere ai fondi. Continuiamo a mantenere alta l'attenzione agli interventi sugli edifici scolastici per il bene dei nostri ragazzi e bambini, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Roberto Albetti. Stiamo alacremente lavorando oggi e già abbiamo portato a termine in questi anni diversi interventi alle scuole per un importo che supera i 900.000 euro. Con l'accesso a questo cospicuo fondo potremo dare un'ulteriore certezza al nostro lavoro di manutenzione e riqualificazione nelle nostre scuole. Aggiorniamo i dati sui contagi in Regione Lombardia con il quotidiano bollettino che viene fornito proprio dalla Regione. Oggi si parla di 257 nuovi positivi a fronte di quasi 18.000 tamponi. Vediamo che i dati sono abbastanza in linea con quello che è avvenuto negli ultimi giorni, oserei dire anche nelle ultime settimane. La buona notizia di oggi è che assistiamo a un calo dei ricoveri, sia in terapia intensiva che nei reparti tradizionali. Insomma, ci sono state un discreto numero di dimissioni a fronte di pochi nuovi ingressi. Questa è naturalmente una nota positiva, purtroppo però dobbiamo anche contare 4 decessi nelle ultime 24 ore. Come vedete, delle 257 nuove positività giornaliere, 78 sono in provincia di Milano, di cui 42 a Milano città.
e il lockdown ha creato naturalmente grossi problemi di natura economica, molte persone hanno perso il lavoro, limitato fortemente le loro entrate, tanto che nei vari istituti caritatevoli si sono viste facce nuove di persone che magari mai avrebbero pensato di dover chiedere aiuto. Allora siamo andati a fare un bilancio con uno di quelli a Milano, la Ronda della Carità. Viaggio all'interno della realtà della Ronda della Carità, organizzazione di volontariato che da anni è sul fronte milanese per aiutare i più poveri, attraverso un pasto caldo, attraverso una chiacchierata e anche con tante attività all'interno del centro diurno della Ronda. Il lockdown ha messo in ginocchio tante famiglie e persone che di punto in bianco si sono ritrovate senza un lavoro, senza un posto dove dormire, senza un amico. Per questo l'associazione nei mesi più bui si è presa cura di loro. Noi abbiamo dovuto chiudere il centro diurno perché per rispettare le norme sanitarie abbiamo reperito i supporti, i DP per poter riprendere e abbiamo ripreso cercando di aumentare le uscite per poter andare un po' incontro alle persone che si sono trovate in pieno lockdown a vivere la vita di strada. Secondo me in questo momento ci sono molte persone che vivono in strada che hanno una grossa paura di quello che vedono, di questi assembramenti, del ritorno a questa pseudonormalità. La necessità di cibo, oltre che di ascolto, nei mesi di lockdown è stata fondamentale. Per questo gli assistenti sociali si sono messi a lavoro per fornire alle persone più fragili l'assistenza necessaria. Famiglie che erano abituate a sostentarsi autonomamente, che si sono ritrovate anche per la prima volta per molti a chiedere aiuto. A livello psicologico questo è stato molto pesante per le famiglie, tanti ci hanno riferito comunque una sensazione di vergogna nel chiedere aiuto e si percepiva proprio tanto il bisogno di accoglienza, non solo della richiesta dell'aiuto materiale, una richiesta di ascolto e di vicinanza in un momento veramente duro per tanti. Il presidente della Ronda, Maddalena Baietta, ripercorre insieme a noi i tragici momenti delle persone che hanno avuto gravi difficoltà durante il lockdown. Mi ha fatto veramente un'impressione terrificante vedere proprio questo Milano deserta, questi senza tetto che dormivano negli androni, tantissimi si sono proprio trasferiti anche nel centro di Milano proprio per essere un attimino un po' più protetti. C'era di tutto, dal clochard classico coso, dalla persona che la vedevi che dici come mai sei qua, e poi ti raccontavano queste cose, gente che lavorava nella ristorazione e dove purtroppo non l'avevano lasciata a casa, magari era anche un lavoro in nero per cui non avevano neanche la disoccupazione, erano disorientati, proprio li vedevi che erano disorientati, non sapevano che cosa, come muoversi, cosa fare. Qui loro arrivano, hanno tutto quello che gli serve, ma loro, la loro testa e il loro impegno è quello veramente di rimettersi in movimento, in gioco, rincominciare veramente una vita normale, e qui hanno la possibilità di poter far questo. Loro purtroppo non hanno più nessuno, hanno delle storie anche pesanti alle spalle, famiglie inesistenti, magari sono vissuti negli istituti, hanno subito degli abusi. Insomma, non è così facile. Io dico sempre, e dico sempre anche a loro, io ti do una mano, ma tu prendimi la mano e seguimi, perché insieme possiamo fare qualcosa. Non vergognatevi, chiedere aiuto non è una vergogna, è una forza. Combatti e vedrai che ce la fai. Tutto quello che è accaduto e sta accadendo naturalmente sta cambiando la società, magari alcuni cambiamenti sono impercettibili, altri invece sono sostanziali perché derivano dalla modifica o dall'annullamento di alcune scelte di vita che si stavano per fare, e alcune ricerche cominciano anche a tratteggiare quantitativamente l'entità di questi cambiamenti. Il coronavirus ha cambiato le abitudini e gli stili di vita degli italiani, dallo smart working alla spesa online, dalle vacanze per lo più made in Italy ad un progressivo ritorno ai fornelli, fino ad un crescente senso di precarietà e incertezza verso il futuro. Ho cambiato alcune abitudini che prima non avevo e adesso ho dovuto acquisire, come quello che sappiamo tutti. Ad esempio? Igienizzare un poco tutto, anche i prodotti, sia anche
a casa mia, ma come anche sul lavoro, stare più attenti un po' anche all'alimentazione, stare un po' più attenti all'igiene che ci circonda. È la fotografia scattata dall'anteprima digitale del rapporto COP 2020 su consumi e stili di vita del paese, che rivela come gli italiani siano ancora oggi i più pessimisti d'Europa, anche se contemporaneamente solo il 5% delle famiglie teme di uscire dalla classe media. Il 38% pensa di dover far fronte nel 2021 a seri problemi economici e tra questi il 60% teme di dover intaccare i propri risparmi o di essere costretto a chiedere un aiuto economico a governo, amici e parenti e banche. A farne le spese sono soprattutto le classi più fragili, come i giovani e le donne, mentre c'è un 17% di italiani che prevede nel 2021 un miglioramento delle proprie condizioni economiche. Lei, riguardo al futuro, ha una visione ottimista o pessimista? Beh, non molto ottimista, diciamo, perché la situazione economica non è delle migliori, quindi speriamo in un futuro migliore, però le previsioni sono un po' grigie, ecco. Cosa terribile, siamo tutti molto tristi, speriamo in bene, ma non vedo niente di chiaro. Di mio sono ottimista, però intorno a me vedo tanto pessimismo e tanta paura. Il Covid ha anche portato l'Italia verso una maggiore digitalizzazione. Lo smart working è aumentato del più 770% rispetto ad un anno fa, così come l'e-grocery più 132%. Le rinunce però a causa del Covid sono state tante. A rinunciare all'idea pianificata di avere un figlio a causa dell'emergenza sanitaria è il 36% dei giovani tra i 18 e i 34 anni. Ma non è la sola rinuncia importante: matrimoni, trasferimenti, acquisti di case e aperture di nuove attività figurano tra i progetti rinviati o cancellati, e queste scelte di vita mancate hanno coinvolto in totale l'84% di italiani. Ha dovuto fare delle rinunce in questo periodo a causa del coronavirus? Sì, anche perché è tutto molto più caro. Mio figlio ha perso il posto, quindi sono un po' triste. I viaggi sì, perché di solito facevo viaggi con le crociere, perciò adesso con la paura non le ho fatte. Il lockdown infine ha invertito la fuga dei fornelli. Cresce infatti del 28,5% l'acquisto di ingredienti base a discapito dei cibi pronti, e il 30% ha dichiarato che dedicherà più tempo alla cucina per tutelare budget familiare e qualità. L'ho visto con mia mamma, magari stando a casa si è dedicata un po' più ai fornelli, però penso di sì, nel senso, abbiamo visto tante persone mettersi in cucina, dilettarsi, quindi sì, direi di sì. Sì, beh, è vero. Io mi sono messa a cucinare da quando siamo andati in quarantena. Per Edizione Milano era l'ultimo servizio, ci ritroveremo tra poco con l'edizione Pavia.